Vedete, quando Fabrizio, l'11 gennaio appunto, tutte le nostre ragazze e i ragazzi mi hanno scritto delle letterine, portale alla Dori. E noi insieme a degli amici, eccetera, abbiamo fatto una, 4 minuti e mezzo, la quale la Dori l'ha infilata un po' da tutte le parti. È un po'... Forse comprenderete ancora meglio Fabrizio che cammina per la strada e soprattutto cos'è questa piccola nostra comunità, di comunità di San Benedetto al Porto a Genova, che ormai ha oltre 40 anni, quindi potete immaginare. E allora io voglio dedicarla a tutti voi, e così cercando di recitarla, sentendomi molto, molto, come dire, leggero, perché porto il peso di tanti disperati. Me la raccontavano proprio ancora recentemente. Io sono cresciuto con gli incontri, quando mi dicono: dove sei laureato? A che università? All'università della strada. Mi ricordo una volta alla periferia del Niger, ricordando questa grande Africa, ero col grande fotografo Pino Bertelli, arriva una ragazza scalza, bella, giovane, con un gran peso, si vede che arriva di là, un peso, gocciolava, un sacco. E arriva da noi e il Pino gli fa: ma bonsoir, ma come mai quel peso? Gli dice: ah, lei ci guarda, non è un peso. E segna il sacco col dito: non è un peso, è mio fratello che ho raccolto perché in uno scontro tribale è morto. Quindi sento il peso, quindi non è un peso. Se porti i fratelli, porti le sorelle, cioè questa grande famiglia umana. Ecco che allora è iniziata a Fabio. Potete conoscere forse qualche cosetta di questa piccola comunità sul porto. Caro Fabio, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te, con tante ragazze in comunità, quanti Gorde, Michè, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua, Faber. Anch'io ogni giorno, come prete, verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distinguere non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dall'etame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà, e soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano i migranti, gli emarginati, i pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta in città nel 70. Nel 71 leggevamo il tuo album Tutti i Morimastelli, e in comunità bussano tanti personaggi, dereliti, abbandonati, puttane, impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, Faber, ai rom, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità, che di quel mondo siamo e ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Caro Fabio, grazie, ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato.
canzone del maggio, ci sembra sempre, sempre attuale. Ti sentiamo oggi così vicino. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi creiate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Faber, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze e i ragazzi, e Don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Incontro speciale di cui siamo grati a Don Andrea e a tutti quelli che hanno collaborato per questa esperienza davvero profonda, speciale. Va bene, grazie di cuore.